di dirvi qualche cosa di questa iniziativa che abbiamo intrapreso proprio in questa settimana, di un momento di preghiera dedicato alla Madonna Assunta in alcuni giorni alla sera, un'iniziativa un po' speciale. E poi all'interno di questa iniziativa, ecco, di questo volevo parlarvi, di due punti importanti della nostra vita di fede. Il primo è il paradiso come meta della nostra esistenza sulla terra, come traguardo più importante. E poi voglio dirvi qualche cosa delle conseguenze pratiche di questa scelta di fede, di sapere e di poter vivere per il paradiso. Quindi tre parti: una parola su questa iniziativa dell'ora di Maria Assunta, o dell'Immacolata Assunta, come diciamo a volte, la meta della vita ultima, il fine per cui siamo creati, e il cammino quotidiano, cosa possiamo fare per avvicinarci a questa meta, per prepararci bene a questa meta. Ecco, questa iniziativa di preghiera all'ora di Maria dell'Immacolata Assunta è nata da un bisogno, un desiderio di vivere una grazia speciale che viene a noi attraverso l'Assunzione di Maria. Infatti è nata subito dopo la festa dell'Assunzione. L'Assunzione di Maria è un mistero che finora si è considerato poco, anche perché solo dal 1950, prima di novembre, è stato proclamato come una verità dogmatica da credere per tutti nella Chiesa. Ecco, quindi è una delle feste che si fa, sicuramente qui a Messina poi si accompagna la tradizione della Vara, però dal punto di vista pratico, diciamo, della vita spirituale ordinaria, non ci sono ancora tanti approfondimenti, tante conseguenze. E invece io in passato sono sempre stato impressionato da questo. Ci sono autori spirituali che dicono che il cammino del popolo di Dio sulla terra ripete l'avventura di Maria. Le tappe di fede che Maria ha vissuto, lei che è anche il tipo, l'immagine della Chiesa, adesso si realizzano gradualmente nella storia del popolo di Dio. Maria non è solo modello di virtù, è modello nella dinamica della fede, come si sviluppa la fede nel popolo di Dio, nelle anime. Allora da questo io ho capito che il mistero dell'Assunzione, che è l'ultimo della storia di Maria, è quello che si realizzerà sempre di più nella storia della Chiesa man mano che passa il tempo. La Chiesa va a rivivere sempre di più quella fase in cui Maria, dopo l'ascensione di Gesù al cielo, vive sulla terra, fa la missione che deve fare di essere madre della Chiesa e degli Apostoli, bene, ma nello stesso tempo si prepara a questo incontro finale con Gesù. Adesso la sua vita è con Gesù risorto. E noi conosciamo qualcosa di questa vita, in modo che possiamo alzare lo sguardo del cuore verso di lei, verso il paradiso, e lottare per la salvezza nostra e di tante persone che amiamo. Ecco, da questa, diciamo, da questo mistero è nata l'idea, diciamo così, l'iniziativa di concludere la giornata davanti al Signore in preghiera. Concludere bene la giornata davanti al Signore, ricordarci almeno prima di dormire che noi siamo orientati
verso la visione di Dio, perché sulla terra siamo di passaggio. Questa è una cosa elementare, di solito non ci sbagliamo granché, ma è una cosa importantissima di cui avere coscienza. Sulla terra noi siamo di passaggio, la lettera agli Ebrei dice che siamo come pellegrini, come stranieri. Ecco, perché noi abbiamo un'altra patria, un altro ideale profondo di vivere per sempre con Dio, nella sua pace. E quindi non impostiamo la vita come fanno alcuni, come se dovessero stare per sempre qua, come se sulla terra uno potesse cercare una felicità piena, perché questo è molto illusorio. Molto illusorio. Mi ricordo un grande santo napoletano che si chiama Alfonso Maria de Liguori, il quale diceva di alcuni, questo era un grande predicatore, anche un grande scrittore, diceva che alcuni assomigliano a quelle persone che devono fare un viaggio verso una città lontana e si mettono in viaggio, però lungo il cammino trovano, si staccano un po' del viaggio, poi trovano una bella casa, una villa, che a loro piace molto, si assestano in quella villa anziché per un breve riposo per sempre e dimenticano la meta del loro viaggio. Ecco, dice che alcuni purtroppo sulla terra fanno questa fine, quindi rinunciano alla grande meta per una piccola casa. Ecco. E all'interno, dunque, questa iniziativa noi la facciamo ogni tanto, diciamo non tutti i giorni, spesso se possibile, e facciamo una mezz'ora di preghiera dalle 9 alle 9 e mezza insieme. Io un po' la guido e un po' stiamo davanti a Gesù Eucaristia in adorazione, ecco, per concludere bene la giornata e ricordarci anche che il nostro fine, come spiegherò meglio adesso, è la contemplazione di Dio, contemplare Gesù. Ecco, poi non la facciamo sempre insieme questa preghiera, per un motivo pratico ma anche per un motivo pedagogico. Perché alcune volte io chiederò di prendere l'abitudine di farla a casa, da soli. Ecco, perché il Signore ci darà, io confido, speranza, che ci darà una capacità di preghiera anche personale. Ecco, all'inizio viene un po' difficile da alcuni, però noi abbiamo bisogno come di due gambe per camminare bene sulla via di Dio. Uno è questo della preghiera della vita comunitaria, però c'è anche un'altra gamba che è la preghiera personale. Dovresti entrare nella convinzione che anche se nessuno pregasse sulla terra, anche se fossi in un ambiente così avverso da essere al centro dell'inferno, puoi pregare e Dio aspetta la tua preghiera. La donna cananea del Vangelo di oggi era in un ambiente avverso perché aveva un problema gravissimo con sua figlia, era una pagana, non conosceva quasi niente di Dio, però il Signore gli ha dato quell'occasione di un contatto con Gesù e gli ha fatto sentire nel cuore una fiducia di andare da Lui. E lei ha sfruttato con tutte le sue forze questa possibilità. Così anche noi, per diventare cristiani forti nella fede, dobbiamo in certi momenti pregare con gli altri, stare con gli altri, cercare anche una vita di fraternità, di unione con gli altri. Però anche in certi momenti dobbiamo pregare da solo, perché davanti a Dio tu sei qualcuno, non sei un numero. Dio vuole sentire la tua voce,
cuore, la tua attenzione, le tue parole. Per lui tu sei qualcuno e nessuno può prendere il tuo posto, né tua moglie, né tuo marito, né i tuoi figli, né anche il tuo parroco, anche se fosse santo. Ecco. Per cui in questa iniziativa, che noi chiamiamo dell'ora dell'assunta oppure dell'immacolata assunta, noi qualche volta, quando è possibile, io vi avviso, ci raduniamo in preghiera, come abbiamo fatto ieri sera. E qualche volta invece io mi invito a pregare a casa e anche vi aiuterò per come pregare, perché all'inizio, diciamo, un aiuto ci vuole nella preghiera. Adesso andiamo ai due elementi che ho accennato, che vorrei approfondire un po' insieme a voi, che sono molto legati anche a questo mistero, a questa iniziativa. Il primo, di capire meglio questa, diciamo, chiamata, questo fine profondo della tua vita, che è il paradiso, condividere la vita di Dio per sempre, la sua gioia per sempre. Tu sei fatto per il paradiso. Ecco, vorrei spiegare questo qua, che è importantissimo. Alzano la mano di voi quelli che da bambino hanno studiato, hanno imparato il catechismo di Pio X, quelle a domande e risposte, quelle... Sì, ecco, il catechismo di Pio X, una parte di voi, lo dico anche per voi, ma anche per chi non lo sa. Il catechismo di Pio X era fatto a domande e risposte. La prima, una delle prime domande che ci insegnavano era questa: per quale fine il Dio ci ha creato? Vi ricordate questo? Per qual fine il Dio ci ha creato? Per qual fine? Capite la domanda? Che è una domanda che è stata importantissima, vedi? E si rispondeva: per conoscere, amare, servirlo in questa vita e per poter così l'altra in paradiso. Vi ricordate? Questo è uno dei punti più importanti della fede. Noi abbiamo imparato a memoria. Questa, diciamo, domanda, questa idea, questa realtà è una cosa importantissima e conviene, se uno non l'ha mai meditata, di fermarsi un po' su questa, e poi vi dirò come è messa nel catechismo nuovo, quello del Concilio. Innanzitutto, per qual fine Dio ci ha creato? Cosa vuol dire? Vuol dire che noi siamo creatura di Dio. Noi veniamo da Dio. Un presupposto di questo insegnamento è che la mia vita viene da Dio. Io non ci sono per caso nel mondo, e neanche semplicemente per una legge biologica, neanche per la volontà dei miei genitori, che desideravano un figlio ma non sapevano se l'avrebbero avuto, e men che meno sapevano che sarei nato io. Ecco, attraverso la legge di natura che Dio ha messo, Lui ha voluto che ci fossi io. Quindi è importantissimo, soprattutto oggi, perché oggi viviamo in una cultura che in parte si dice è antimetafisica e anticreazionista, cioè trascura molto e a volte si oppone a questa idea di Dio creatore. Invece questa è una verità basilare della nostra vita, e fin tanto che una persona non sa perché c'è al mondo, gli manca un elemento indispensabile per la conoscenza di sé e per la pace del cuore. Tante inquietudini e angosce,
tanta gente va dallo psicologo, dallo psichiatra, eccetera, eccetera, vengono da questo disordine e da questa ignoranza di non sapere bene con verità perché io ci sono al mondo. E una delle cose più importanti che i genitori devono trasmettere ai figli è proprio questa sapienza, conoscenza e questa sapienza, sapere la vita da dove viene e perché noi ci siamo al mondo. Ora il catechismo proprio all'inizio aveva questa domanda: qual è il fine per cui Dio ci ha creato? Dio ci ha creato e ci ha creato con un fine buono. Dio non fa le cose così come a volte facciamo noi distrattamente, in modo superficiale. Dio è sapienza infinita, è libertà sovrana, intelligenza profondissima. Quando fa una cosa, la fa con tutta la sua volontà, la sua sapienza. Non è che gli scappano di mano i figli, le creature. Li vuole, li pensa. Noi siamo pensati da Dio. C'è una volontà di Dio sulla mia vita. Ecco perché da qui viene anche poi una capacità di capire, di accogliere gli altri. Gli altri, anche se sono dei disgraziati a volte nel comportamento, però sono anche creature originariamente volute da Dio. Ecco, e qual è il fine per cui Dio nella sua sapienza mi ha dato la vita? Ecco, nella domanda c'è già una risposta. Voi l'avete detto, alcuni di voi, per conoscerlo, amarlo, servirlo in questa vita e per goderlo nell'altra, in paradiso. Questa è una risposta molto molto profonda, non è completa, come anche tutte le risposte del catechismo mettono in rilievo un aspetto, non possono dire tutto in un rigo, però è una risposta profondissima. Qui già si vede, spiegato in un certo modo, quello che noi anche diciamo, secondo la Genesi, la Bibbia, che Dio ci ha creato a sua immagine e somiglianza. Vi ricordate questa parola della Bibbia che leggiamo spesso nella liturgia? Dio creò l'uomo a sua immagine e somiglianza, a immagine di Dio lo creò, uomo e donna lo creò, maschio e femmina li creò. Vi ricordate? Ora, questa immagine e somiglianza di Dio è alla base di quello che diciamo nella risposta del catechismo, per conoscerlo, amarlo e servirlo in questa vita e poi per goderlo nell'altra. Cosa vuol dire? Vuol dire che Dio mi ha fatto capace di conoscerlo, di ricevere il suo amore e di ricambiarlo. L'immagine e somiglianza di Dio sta in questo. Io davanti a Dio non sto come il mio gattino o il cane, che a volte alcuni dicono, vedi, è proprio come un uomo, gli manca solo la parola, intelligente, ma quale? Non è proprio come un uomo, perché non ha l'io libero per stare davanti a Dio, per conoscere Dio. Non ha la possibilità di pensare a Dio e di accogliere l'amore di Dio nel suo cuore. Tu invece ce l'hai, anche se non ci pensi, anche se le abitudini, la cultura di oggi tende un po' a spegnere questa capacità, perché non si esercita quasi mai. Le capacità che non si esercitano si atrofizzano. Se tu hai un muscolo qua e stai ferma 3 anni, non lo muovi mai, quel muscolo alla fine non funziona più. Così è questa parte profonda della tua anima. Tu sei fatta immagine e somiglianza di Dio, hai la capacità di pensare a Dio, di capire qualcosa di Dio e di ricevere il suo amore e di ricambiarlo. Questa è la tua grandezza, è la cosa più grande e più bella che hai, essere nel mondo come un tu di Dio, qualcuno a cui Dio si può rivolgere, può dare del tu, può essere ascoltato e tu puoi ricambiare, puoi rispondere di sì o di no a questo amore. Questa è la tua grandezza, questa è la tua grandezza. Da qui viene
il fatto del catechismo per conoscerlo, amarlo e servirlo. Quindi già da questa vita, già da adesso sulla terra, tu hai una chiamata, una possibilità di vivere per Dio. Non basta che vivi per tua moglie, per i tuoi figli, per il lavoro, per una vita serena, anche benestante se possibile. Non basta, non basta. Perché tu sei più grande di tutte queste cose. C'è una parte in te che punta verso l'infinito, verso Dio. E tu di questo ti puoi accorgere che non basta, che questa è la strada. Perché appena tu cominci sinceramente a camminare verso Dio, sentirai che qualcosa nel profondo del tuo cuore si risveglia, si rianima. È come se ti mettessi in piedi dopo che hai camminato con la testa bassa guardando sempre per terra. Ecco. Quindi possiamo anche sperimentare questo che vi dico. Man mano che puntiamo verso Dio, anche se in modo imperfetto, qualcosa di grande si risveglia nel tuo cuore. E questa immagine e somiglianza di Dio che c'è in te e che Lui ha messo in te. Lui ha messo in te perché possa cercarlo e possa trovarlo. Poi osservate la risposta anche del catechismo, che è divisa in due parti: conoscerlo, amarlo e servirlo in questa vita, quindi entrare in una relazione di fede e di amore con Dio già da adesso, poi goderlo nell'altra, nel paradiso. Questa è anche una frase breve, ma anche ha un significato enorme. Cosa vuol dire questa seconda parte, goderlo nell'altra, paradiso? Vuol dire che la tua vita non finisce qua. Dico una cosa, non dico banale, ma proprio elementare. Però oggi bisogna dirlo questo, bisogna anche meditarlo, perché siamo anche in questo in un contesto avverso. Oggi nella cultura tanti comportamenti, tanti film, tante opere anche d'arte, manifestano la convinzione, l'idea che la vita finisce con la morte. La vita finisce con la morte. Tante persone non solo hanno perso la fede in Dio, ma perdendo la fede in Dio hanno perso anche la fede nella immortalità dell'anima. Pensano che la vita finisce qua, e questo è un terribile inganno, è un terribile inganno, perché lo spirito nostro che Dio ci ha dato è immortale. È immortale, quindi c'è una esistenza oltre la morte che non finirà, che non finirà, ed entra in una dimensione di eternità, di vita eterna. Questa è una cosa seria, E se tu vuoi amare, a volte noi abbiamo un egoismo meschino che guarda la bellezza, i soldi, e non abbiamo un vero amore verso noi stessi, un vero amore. Se tu vuoi sviluppare un amore profondo verso di te, devi sapere questo, che la tua vita durerà anche oltre la morte, e che tu hai uno spirito immortale e puoi lottare per un'eternità felice e beata insieme a Gesù, alla grazia di lui ti dà. Ma se disgraziatamente tu non lotti, non è che con la tua morte finisce tutto, rimarrai uno spirito disperato per l'eternità. L'alternativa che noi abbiamo non è vivere il paradiso per sempre o finire la vita sulla terra, non è questa l'alternativa. L'alternativa è avere un'eternità beata con Dio o una eternità dannata contro Dio e contro tutti, anche contro te stessa. È una cosa seria questa. Gesù ne parla più volte di questo. Vi ricordate per esempio la parabola
di Lazzaro e del ricco e pulone, questa parabola, questo contiene questa verità. Il ricco e pulone, dopo che ha fatto tutta la vita comoda e lussuosa, non è che è caduto nel nulla, è andato all'inferno e da lì gridava per avere un po' di sollievo. E Abramo cosa risponde? Purtroppo non possiamo venire a darti qualche goccia di acqua, non posso mandare Lazzaro, perché tra noi e voi è stabilito un grande abisso, da qui non si può passare da voi, voi non potete più venire qui. Padre Abramo, allora manda Lazzaro ad avvisare i miei fratelli che sono nel mondo, perché li avvisi, li ammonisca di non venire qua. E così anche in altri passi del Vangelo Gesù parla che c'è una risurrezione per la vita eterna e c'è una risurrezione per la morte eterna. Siamo evidentemente in una realtà misteriosa che noi non è che conosciamo perfettamente, conosciamo solo qualcosa in base a ciò che Dio ci ha rivelato, però quello che ci ha rivelato è già abbastanza per pensare e per orientarci nella vita. Io ho sentito a volte qualche persona, come dire, mi fa tanta pena, no? Anche persone colte, mica gente così non credente, che quando usciva questo discorso, veramente pochi lo fanno questo, però ci sono pure quelli che lo fanno, usciva questo discorso, dice questa tanto è una cosa da preti e da chiesa, perché io non ci credo. Eh sì, bravo, dicono, tu non ci credi, ma perché la fai tu la storia e l'esistenza come sarà? Tu non ci credi, va bene, ma non è che cambierai le cose. Padre Santino Bontempo, a quelli che ragionavano così, faceva questo esempio. Dice, io posso passare col rosso, perché io non ci credo alle regole della società. Dice, sì, tu passa col rosso e vedi cosa succede, perché tu non ci credi. Per dire che la persuasione soggettiva non può cambiare certe realtà, non le può cambiare. Mi ricordo anche una volta, meditavo su questo fatto, no, della creazione che umana che crea degli spiriti immortali. Spiriti immortali nel disegno di Dio, che dopo la morte hanno una loro esistenza. Durante un esorcismo, io in passato ho fatto degli esorcismi, durante gli esorcismi si sente a volte lo spirito del male che parla attraverso la persona posseduta, dicono delle cose da stemmi insulti. Una volta, questa persona posseduta, mi sentite? Una volta questa persona, anziché insultare me e gli altri, così dire che non vuole andare via, ha detto, tutta arrabbiata, perché non posso ritornare nel nulla? Perché non posso ritornare nel nulla? Lo spirito del male che è in un inferno perenne vorrebbe annientarsi e non può, perché ha uno spirito immortale creato da Dio. Gli angeli o i demoni sono spiriti immortali. Anche noi abbiamo uno spirito immortale. Ecco perché nella risposta, che è divisa in due parti, si dice che il fine è conoscere, amare e sentire Dio in questa vita e goderlo nell'altro in paradiso. Ecco, quindi c'è una vita oltre la morte e la nostra, diciamo, chiamata fondamentale e accogliere Gesù perché l'eternità sia beata. Perché Dio ci ha mandato Gesù nel mondo? Solo per consolarci dei problemi della vita, per darci una guarigione momentanea, un aiuto così nella vita terrena?
ma manco per sogno. Dio ha mandato Gesù perché attraverso di lui abbiamo un'eternità beata. Dio è impegnato e diciamo preoccupato, parlo in un modo umano, soprattutto della nostra eternità, di come saremo dopo la morte, di come saremo dopo la morte. E Dio vuole e lotta con noi e per noi perché la nostra eternità sia felice. Ecco. E quindi il fine ultimo della vita terrena è il paradiso, poter godere di Dio per sempre, poter godere di Dio per sempre. E quei momenti belli che abbiamo nella vita terrena, e ce ne sono alcuni, e anche sarebbe bene che fossero di più, e sono perché noi abbiamo la speranza della vita eterna e ci orientiamo verso questa felicità senza accontentarci delle cose della terra, perché quelle sono passeggere. Goderle, sì, anche le cose belle dell'amicizia, dell'amore, dell'armonia nella famiglia, anche di una vita possibilmente serena, socialmente, economicamente. Ringraziamo il Signore che ci siano queste cose, sono cose belle, però non ci fermiamo adesso. Con queste cose noi puntiamo al paradiso, a prepararci al paradiso. C'è una bella preghiera della liturgia che mi viene in mente adesso, che forse voi avete sentito, in cui si dice così: concedi, o Signore, che il tuo popolo, attraverso le semplici gioie della vita, aspiri costantemente ai beni eterni. Questa apertura all'eternità. E sarà una cosa bellissima, sarà una cosa indescrivibile. Il paradiso è una cosa, i santi che hanno avuto a volte una piccola, brevissima esperienza del paradiso dicono che è difficile parlarne e dicono anche che quei momenti hanno segnato tutta la loro esistenza terrena. Per esempio San Paolo parla di questo, ma anche altri mistici. Ecco, sono cose che si imprimono nel cuore e che reggono una vita soprattutto di apostolato. Quindi siamo fatti per il paradiso, siamo fatti per il paradiso. Mi piacerebbe che in questa settimana lo ripeteste spesso questa parola: Signore Gesù, Signore Gesù, credo, credo che sono fatto per il paradiso, che sono fatto per il paradiso, e nulla di me, e nulla di me. Ah. Ecco, se vi ricordate vi invito a ripetere la mattina e la sera perché si riorienti la mente verso questo sogno. Ultima cosa devo dire: se noi siamo fatti per il paradiso, che ci stiamo a fare sulla terra? Mi ricordo mia nonna che è stata molto malata così negli ultimi tempi, diceva, ero già sacerdote, mi diceva: Padre Amedeo, prega tu, perché il Signore non mi chiama ancora e mi tiene qua? Perché lei, poverina, ha avuto una malattia lunga, qualche volta era stanca un po', anche si sentiva di peso. Però questa domanda, anche quando stiamo bene, ce la possiamo fare. Perché il Signore mi tiene qua, se io sono fatto per il paradiso? Questa domanda viene più acuta anche quando uno ha svolto, per esempio, la sua professione, il suo lavoro in famiglia, è grande di età, eccetera. Perché il Signore mi tiene qua e non mi chiama a sé? Te la siete mai fatta questa domanda? Sì. Qualche volta? Questa è una domanda importante, non è solo una cosa psicologica di qualche momento, è una cosa importante, questa anche per i giovani. Perché il Signore mi tiene sulla terra? Perché mi dà il tempo sulla terra? Si può rispondere in molti modi. Un modo è questo: prepararti al paradiso, compiendo la missione che Dio ti ha dato. Il tempo della terra per noi è importantissimo. Chi non conosce il cristianesimo bene, a volte lo accusa
di spiritualismo, cioè di una tendenza così forte alle realtà future, alle realtà spirituali, da trascurare gli impegni nella vita terrena. Questo, se uno vive male il cristianesimo, può succedere, come è anche successo in passato, ma questo non è il cristianesimo di Gesù, non è un vero cristianesimo. Il cristianesimo di Gesù è, contemplando il cielo, preparare la terra all'incontro con Dio. Per un cristiano il tempo è importantissimo. Nella società civile uno può fare un lavoro bello, un lavoro brutto, può andare in pensione, grande, giovane, può essere pure marginato socialmente. Nel regno di Dio non è così. Nel regno di Dio ogni giorno della vita ha la sua missione da compiere ed è importante. Se tu morirai giorno X alle ore Y, anche l'ultima ora della tua vita per Dio è importante, perché noi in qualunque condizione, anche quando siamo debolissimi fisicamente, mentalmente, nel nostro cuore possiamo dire di sì o di no a Dio. Possiamo abbandonarci a Lui, alla sua volontà, o possiamo ribellarci. Fino all'ultima ora noi possiamo cambiare la nostra posizione verso Dio, il nostro atteggiamento, e possiamo capovolgere la nostra eternità. Quindi il tempo che noi abbiamo sulla terra è importantissimo, e questo esercizio di cui vi ho parlato all'inizio, l'ora dell'Assunta, dell'Immacolata Assunta, vuole essere anche un aiuto a vivere bene sulla terra, vivere bene sulla terra, conoscere la missione che Dio ci dà, conoscere i talenti, le capacità che Dio ci ha dato per servire gli altri, per servire Dio negli altri, e spendere bene questo tempo. Quindi, concludendo e riassumendo, l'ora della misericordia, l'ora dell'Assunta ci aiuta a comprendere, a vivere soprattutto due realtà: questo ideale, che è un ideale vero, di essere creati per il paradiso, per la comunione eterna con Dio, per la felicità piena, e poi anche capire sempre meglio non solo come si può concludere bene una giornata spiritualmente, ma come vivere il tempo che Dio ci dà sulla terra, in modo da essere sempre più preparati al paradiso. Voglio spiegare ancora due cose più particolari. Questa preparazione al paradiso, abbiamo detto che si fa compiendo la missione sulla terra, ma anche si potrebbe dire si fa crescendo nella capacità di amare. Dio ti dà il tempo per sviluppare una capacità di amare sempre più grande, sempre più grande. Quando noi moriremo, soprattutto nella prima fase, ma anche dopo, quando riavremo il corpo, non portiamo nulla in paradiso, né i beni materiali che abbiamo, né la cultura che abbiamo acquisito, e neanche i titoli delle opere che abbiamo fatto questo, quello, no. Andiamo davanti a Dio con la nostra anima, con il nostro io, e più esattamente con la capacità di amare che si è sviluppata sulla terra. Portiamo in paradiso il nostro io e la capacità di amare che si è sviluppata sulla terra. Ecco perché il senso del tempo che Dio ci dà è anche crescere nella capacità di amare.
è tutto. Se c'è qualche domanda su questo argomento mi fermo un momento, dovete fare domande ad alta voce perché sono domande anche per la comunità, per gli altri. Tranquilli, potete chiedere con libertà. Una domanda importante, questo non è una domanda nuova, è a più di 2000 anni questa domanda. In pratica la domanda si può riassumere così: se Dio ha fatto tutto con sapienza, con amore, con coscienza, perché c'è il male nel mondo e c'è tanta ingiustizia? Questa domanda la mettiamo in un'altra catechesi perché ci vuole tempo, è una cosa molto impegnativa. È una domanda normale questa, in chiunque riflette viene Cristo. La mettiamo come tema di un altro, di altre due catechesi, perché è una domanda molto impegnativa, non voglio svilupparla in una battuta che poi non sarebbe insufficiente. È la stessa domanda, sì. Ci sono domande diverse, più precise. Come spieghi questo significato come spiegare questa a una persona atea? È una cosa molto difficile, in tanti casi non è proprio il caso di spiegarla, in tanti casi bisogna vedere se questa persona ha un desiderio sincero, onesto, di capire meglio le cose o perlomeno capire la posizione di una persona credente. Bisogna distinguere, perché tante volte si fanno discussioni inutili. Oggi ci sono degli atei, anche di un certo livello, che sono talmente convinti che Dio non c'è, che fanno una specie di apostolato per convincere gli altri. Per esempio c'è un sito in internet proprio di questi atei agnostici, e loro raccolgono tante cose per convincere, per estromettere Dio dalla scuola, dalle aule dei tribunali, eccetera eccetera. Con questi si può fare poco con la parola, si può fare di più con la preghiera intensa, col digiuno, perché il Signore tocchi il loro cuore. Cosa diversa invece è di una persona che dice: io vorrei credere ma non ci riesco, eccetera. Allora a queste persone si può dire la propria testimonianza di fede: perché tu credi? E io stesso dico: guarda, se tu continui con sincerità la tua ricerca, cioè di capire bene le cose, il Signore ti aiuterà, lui ti viene incontro, ti aprirà qualche strada. L'importante è conservare l'onestà nel cuore. Abbiamo scoperto per esempio anche che i nati famosi la radice dell'ateismo è una ribellione interiore per qualche sofferenza che hanno avuto. Qualche sofferenza che hanno avuto viene la rabbia perché Dio ha fatto morire mio figlio, cioè da lì poi scatena tutta un impianto teorico che non c'entra niente, perché c'è una prova grande che loro non hanno potuto superare e c'è questa ferita. Però in altre persone che sono in una ricerca onesta, io dico seguire a cercare il Signore. Poi qualche volta parlo di due cose, uno dell'esperienza pratica mia e l'altro è di questo tema della creazione di cui ho parlato a voi, perché loro sono intelligenti e possono riflettere. Guarda, fatti una ragione della tua vita, non può venire dal nulla perché è una cosa troppo perfetta, ne viene dai tuoi genitori, perché tu ci sei, perché c'è il mondo. Il mondo è vero che ha tante cose brutte, ma c'è anche un'armonia. Per esempio dalla scienza astronomica si sa che non c'è nessun pianeta che abbia un habitat adatto alla vita dell'uomo come il nostro. E questo non può essere il caso che l'ha fatto, non può essere il caso. Mi ricorda Enrico Medi,
uno scienziato credente, lui diceva: il mondo così come noi lo vediamo nella scienza, come lo studiamo, ha tanta probabilità di essere fatto dal caso, dal nulla, perché alcuni hanno questa teoria, quanto un orologio smontato in tutte le sue parti e buttato in aria casaccio tornasse a terra ricomposto perfettamente da funzionare. Perché è una cosa troppo, anche il corpo umano, se vuoi guardare il corpo umano, ha una perfezione tale che non può proprio venire dal caso. Questa è proprio un'assurdità razionale, non ci vuole la fede per riconoscere questo. Cioè si vede un'armonia che postula, richiede un creatore intelligente, un creatore intelligente. Questo già si può fare, questo ragionamento, però questo ragionamento lo accettano le persone oneste. Cioè chi si sente senza Dio ma è onesto nel ragionamento, nella ricerca, a questo punto ci arriva e può dire: sì, io non credo, però qualcosa ci deve essere, perché sennò il mondo non avrebbe questa armonia, questa sapienza, questa perfezione così alta in alcuni elementi. Poi ci vuole il Signore, accompagnerà, poi ispira a volte il Signore le strade. Va bene, ci fermiamo qui perché non voglio trattenervi più del necessario. Vi raccomando per questa settimana di ripetere quella piccola frase che vi ho dato: credo, Signore, che sono creato per il paradiso. Credere. Osservate piano piano quello che succede in voi man mano che questa fede si sviluppa. Vi benedico, il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Padre Santo, ti benedico per la vita di questi tuoi figli, perché un giorno li hai pensati, li hai voluti e li hai creati a tua immagine e somiglianza, capace di stare davanti a te, di ascoltarti, di dirti di sì o di no e di poter accogliere il tuo amore. Fa che questo prodigio si rinnovi nella loro vita. Per questo vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.